I reperti sono stati ispezionati a luce ambientale e mediante lampade forensi. A seguito degli esami ottici sopra descritti, non sono stati individuati rilievi dattiloscopici contenenti frammenti papillari. Nessuna impronta, né di Liliana, né di nessun altro, sui sacchi neri dai quali era avvolto il corpo della donna, disteso in quel boschetto nel pomeriggio del ritrovamento quel 5 gennaio di oltre 2 anni fa. È scritto nero su bianco nelle pagine delle carte del caso Resinovic il risultato delle indagini, delle ispezioni, delle analisi scientifiche, degli investigatori. Dettaglio non l'unico, ma tra tutti il più eclatante, che fa pesantemente vacillare l'ipotesi della morte per suicidio firmata dalla Procura di Trieste. Quell'immagine di Lily che si ferma tra gli alberi del boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, mette la testa in quei due sacchetti della frutta, stringe, non troppo forte, il cordino di spago al collo, un nodo lasso, si infila nei due sacchi neri e poi attende, senza esitazione o ripensamenti, la morte per asfissia. Prima domanda su tutte, come avrebbe fatto a coprirsi con quella plastica senza lasciare nemmeno un'impronta sul materiale? Una possibile risposta è che possano essersi cancellate con tempo e intemperie, magari la pioggia o l'umidità, ma allora perché sullo stesso materiale, sulla stessa plastica, è stato rinvenuto il segno di un guanto in tessuto? Perché questo non si sarebbe cancellato e le mani di Liliana, le sue dita, invece non avrebbero lasciato traccia? Indosso, la donna non aveva guanti, non ne sono stati individuati nella sua borsetta, intorno al suo corpo, nell'area del ritrovamento. È stato appurato che non si tratti di una tipologia di guanto compatibile con quella utilizzata dagli operatori di polizia all'atto del sopralluogo. Di conseguenza, l'altro interrogativo, come è arrivata lì quell'impronta? In aggiunta, nessuna impronta, nemmeno sui sacchetti della frutta, sul cordino, tutti oggetti che Liliana avrebbe dovuto toccare per mettere in atto il suo ipotizzato intento suicidario. Nessuna impronta, nemmeno su quella bottiglietta di plastica ritrovata dentro la borsetta, una bottiglietta senza etichetta, evidentemente utilizzata più volte, come faceva ad essere così pulita? Ed è inverosimile poter arrivare a scoprire cosa sia successo a Liliana, cosa ci sia dietro la sua morte, se non rispondendo a queste domande, risolvendo le incongruenze, riempiendo i buchi, buchi come quei 20 giorni in cui di Lily è sparita ogni traccia, al pari di quelle impronte digitali.